Dopo più di 10 anni di latitanza, torna un motore Wankel dentro il cofano di una Mazda. Però oggi fa un lavoro diverso e adesso vi spiego quale. Ebbene, oggi il suo lavoro è quello di generatore, o range extender, chiamatelo come volete. Insomma, il Wankel oggi su questa Mazda MX-30 ha il compito di alleviare l'ansia d'autonomia. Sono sulla Mazda MX-30, in circolazione da circa 3 anni ed è la prima full electric di Mazda. Diciamo che un po' di ansia d'autonomia con la MX-30 potevi averla. Perché? Perché la batteria è molto piccola, 35 kWh, per una scelta filosofica di Mazda che è anche ammirevole per certi sensi. Loro non volevano impattare troppo sull'ambiente, quindi creando una batteria eccessivamente grande, hanno puntato su una batteria di piccole dimensioni, per cui l'autonomia è di 200 km. Per un commuting urbano può bastare avanzare, però giustamente per chi si approccia all'elettrico e vuole fare un po' più di strada non sono effettivamente tanti. Oggi qui c'è la Mazda MX-30 REV, oppure RIV, ossia una versione, chiamiamola plug-in, della MX-30 elettrica. È un po' difficile da definire come tecnologia, nel senso che è una via di mezzo tra un full hybrid a trazione elettrica, come può essere per esempio i Power di Nissan, oppure anche il sistema della Honda, perché il motore elettrico è l'unico motore che dà energia alle ruote, che muove le ruote. Però in questo caso c'è la spina, è plug-in, è ricaricabile, cosa che invece Nissan e Honda non hanno. Quindi il funzionamento della MX-30 plug-in hybrid è molto semplice: trazione unicamente elettrica, appunto, quindi per un feeling di guida elettrico, più questo motore Wankel che si occupa di ricaricare la batteria, perché è di dimensioni appunto abbastanza piccole. Da plug-in sono 17,8 kWh. Per tutti quelli che il Wankel lo ricordano come un motore sportivissimo che spingeva, che so, la RX-7 con due rotori biturbo, addirittura la 787B che nel 1991 vinse la 24 ore di Le Mans con 4 rotori sovralimentati, beh, qui il discorso è un po' diverso. Il generatore della MX-30 è infatti un singolo rotore, un Wankel a singolo rotore di 830 cm cubici di cilindrata, che eroga circa 75 cavalli a 4500 giri. Ovvio che il suo range di utilizzo ottimale è fra i 2000 e i 4500 giri, perché il suo lavoro, essendo quello unicamente di ricaricare attraverso un generatore la batteria, i tecnici giapponesi hanno fatto in modo che avesse, diciamo, un'efficienza massima in questo range di utilizzo. Comunque la scelta è caduta sul Wankel, uno, per motivi affettivi. La Mazda, diciamo, lo impiega dal 1967 ed è stata la casa automobilistica che l'ha impiegato di più nel mondo, 2 milioni di veicoli commercializzati in tutto il mondo equipaggiati con il motore rotativo, anche se la nascita del Wankel, faccio una breve parentesi storica, appartiene, diciamo, la paternità all'ingegnere Felix Wankel, che ha collaborato strettamente con NSU per portarlo appunto su un'automobile di serie. Però quando dici Wankel pensi a Mazda. Perché quindi i tecnici giapponesi hanno impiegato questo tipo di propulsore? Nostalgia, storia, affezione, ok, ma anche per una questione di compattezza. Pensate che questo singolo rotore è largo appena 84 cm, è là davanti, dentro al cofano, appaiato all'unità elettrica, che è una unità da 170 cavalli, quindi un po' più potente rispetto a quella della Mazda MX-30 elettrica, che è 145 cavalli la sua potenza, coppia 260 Nm per ottenere un powertrain molto molto compatto. Il motore rotativo nella fattispecie è stato reso anche più efficiente rispetto a prima, perché lo sanno tutti che i problemi, diciamo, che affliggevano questo tipo di propulsore erano i consumi. Infatti è stato abbandonato da Mazda nel 2012, l'ultima vettura a
utilizzarlo è stata la RX8, consumi di carburante e anche consumi di olio. Quindi su questa unità hanno lavorato soprattutto sulla riduzione degli attriti interni per limitare appunto il consumo di lubrificante, e per renderlo più efficiente è stato impiegato un rapporto di compressione piuttosto elevato, 11,9 a 1, ed è stata adottata la iniezione diretta. Ricapitolando, si tratta di un ibrido in serie ricaricabile con un motore elettrico da 170 cavalli, un Wankel che fa da generatore, una batteria da 17,8 kWh e un serbatoio da 50 litri di benzina. La domanda chiave è: vabbè, ma alla fine quanto consuma? Allora, dipende da tantissimi fattori, nel senso che la modalità solamente elettrica, modalità EV, garantisce un'autonomia di 85 km in media, e in città si può arrivare a 110 km di autonomia elettrica. Poi però, come tutte le ibride plug-in, una volta che la batteria si scarica, niente, inizia a lavorare il motore a benzina, quindi è da lì che i consumi iniziano a salire. La Mazda per questa MX-30 dichiara una percorrenza WLTP di 1 litro per 100 km, oppure 100 km con 1 litro, che suona ancora meglio, con 21 grammi per chilometro di emissioni di CO2. Io effettivamente è un po' che sto guidando questa MX-30, per i primi 80-90 km continuavo a leggere 1 litro per 100 km di consumo, perché praticamente il Wankel non si è mai palesato, o quasi. Però una volta raggiunto appunto il livello zero di batteria, quando mi si è scaricata quasi completamente, il Wankel ha iniziato a fare il suo dovere, cioè a ricaricare la batteria attraverso il generatore, e quindi pian piano i consumi sono saliti. Io adesso sono a 6,1 litri per 100 km dopo circa 140 km 150 km di viaggio. Appunto, la percorrenza adesso si sta attestando sui 6,1 litri per 100 km. Va un po' gestita insomma l'autonomia elettrica. Per farlo ci sono tre modalità di guida. La prima è la Normal, dove in pratica lavora quasi unicamente il motore elettrico, però quando viene richiesta potenza entra in ballo anche il Wankel a dare manforte, a dare un po' di supporto alla spinta. Devo dire che quando entra in funzione il Wankel, sulle prime sembra un po' invasivo, magari perché la prima volta che si è acceso era ancora freddo, doveva carburare, diciamo, e quindi era abbastanza avvertibile, però tendenzialmente nel suo funzionamento è molto poco fastidioso. Secondo me è più avvertibile per esempio il tre cilindri della Nissan sulle Power, questo è abbastanza discreto, questo motore a benzina non è molto avvertibile. Quindi dicevo, normal mode, la trazione è sempre elettrica, il Wankel tenta di mantenere comunque uno stato di carica attorno al 45% della batteria, in modo tale che quando possibile si possa viaggiare comunque elettrici. Poi c'è la modalità, come dicevo prima, totalmente elettrica, dove il Wankel entra in funzione soltanto se fai un kick down, quindi hai bisogno, diciamo, della massima potenza, perciò entra in ballo. Altrimenti c'è la modalità charge, con cui puoi ricaricare appunto attraverso il motore termico la batteria, e puoi sceglierti se ricaricarla dal 20 al 100% con intervalli del 10%. Ovvio che bisogna tenere conto che in questa modalità i consumi salgono ancora di più, perché il Wankel lavorerà in maniera ancora più marcata e di conseguenza i consumi salgono. Il consiglio anche in questo caso, come per tutte le plug-in, è quella di ricaricarla quanto possibile, e questa è una delle pochissime plug-in che accetta per esempio anche la carica in corrente continua, quindi le cariche veloci. Il caricatore di bordo in corrente alternata è da 11 kW naturalmente, e quindi ci vogliono circa 25 minuti per passare dal 20 all'80% di ricarica. Ovvio che con lo stesso minutaggio, in 25 minuti, se utilizzate una presa a corrente continua, qui la potenza massima accettata sono 36 kW, 25 minuti fate il pieno da 0 a 100. Autonomia totale quindi oltre al centinaio di chilometri elettrici, con i 50 litri di benzina si arriva a un totale dichiarato di 680 km. Ah, poi a proposito di ricarica, è interessante anche il fatto che questa macchina supporta il V2L, cioè il Vehicle to Load, la possibilità di caricare o alimentare altri dispositivi attraverso la batteria. C'è una presa dietro nel vano di
ricarico con cui potete attaccare, magari se fate campeggio, un fornellino elettrico oppure lavorare comodamente col vostro laptop. Come dicevo prima, comunque l'intervento del Wankel non è molto avvertibile, senti questa sorta di ronzio in sottofondo che non è particolarmente fastidioso, e poi al massimo ecco un po' di radio e copri con la musica il suono se proprio dovesse risultare fastidioso. A livello di prestazioni è un po' più prestante della versione elettrica, 9,1 secondi contro 9,7, resta il fatto che la velocità è comunque limitata a 140 km/h. Voi direte sì, bisogna andare a 130 in autostrada, quindi basta e avanza, però io personalmente lo trovo un po' limitante, perché se mi devo togliere d'impaccio, ecco che magari avere quel margine in più potrebbe essere utile. E poi ho notato anche una cosa, che a 140 all'ora qui nelle autostrade tedesche, con il livello di carica basso, viene meno la potenza del Wankel perché deve ricaricare la batteria, e quindi praticamente non andavo a più di 130 di tachimetro. Del resto è la solita piacevolissima Mazda, a me piacciono particolarmente perché sono tanto semplici e intuitive a livello di comandi. Poi questa, vabbè, è un po' particolare come macchina, perché per la loro prima elettrica Mazda ha voluto scegliere una configurazione con portiere posteriore apribili controvento, per esempio. L'accessibilità non è fantastica, però mi richiamano tanto alla mente la RX8 e soprattutto sono fighissime da vedere. Originale poi la scelta dei materiali, tanti sono riciclati, per esempio questa parte superiore del pannello portiera che sembra quasi una moquette, è molto gradevole al tatto. Oppure il materiale che riveste la capientissima vasca qui sotto al tunnel centrale, che appunto questo si vede chiaramente che è un materiale riciclato ed è volutamente lasciato a vista con questa finitura molto rough, diciamo. Però a me personalmente piace molto. Per il resto ritrovo tutte le buone doti delle Mazda in generale, a partire dallo sterzo molto preciso, omogeneo. La calibrazione degli sterzi Mazda a me piace molto, con qualche eccezione, vabbè. L'assetto copia bene, è piuttosto confortevole e dà soprattutto una bella sensazione di agilità, anche se bisogna dire che il peso, con tutto quello che c'è qua sotto a livello di elettrificazione, non è propriamente contenuto, quasi 18 quintali, la batteria però pesa meno rispetto all'elettrica, 188 kg contro circa 300, però la massa insomma c'è, è importante, ma al volante non si sente particolarmente. È una SUV a formato città, secondo me, 4,30 m poco più di lunghezza, un'autonomia in EV adeguata per la città, 110 km, molto maneggevole e soprattutto facile da usare dentro. Dovesse interessarvi l'argomento, prezzi da 38 a 45 mila euro circa, gli stessi della BEV, quindi a questo punto la scelta è soltanto vostra, full elettrica oppure plug-in ricaricabile? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.